Siamo in Piazza dell'Annunziata con Don Martino, parroco della parrocchia Santa Maria Bambina. Una piazza aulica, una piazza ultimamente deturbata dai giochi dei ragazzi in piazza, pallonate che arrivano davanti alla chiesa e la colonna dell'angelo deturbata con frasi ingiuriose e bestemmie. Mi dispiace dirlo, ma è sempre meno aulica. Purtroppo si presentano quotidianamente con tantissima frequenza degli atti che esprimono o mettono in evidenza magari la mancanza di cultura, di rispetto anche per i nostri beni culturali, il nostro patrimonio, il patrimonio di Venaria, la facciata della chiesa, il colonnato che abbiamo qui in piazza. Purtroppo sovente, al mattino, al pomeriggio, alla sera, ci troviamo con dei ragazzi, bambini a volte anche adulti, che si mettono a giocare a pallone davanti alla facciata della chiesa e prendono la facciata della chiesa come la porta. E quindi le pallonate sono incredibili, addirittura mentre dormo mi sveglio da queste pallonate. E poi andando a vedere la facciata è completamente deturbata, distrutta, e quindi io quando ho la possibilità di parlare con i ragazzi, che tante volte arrivando da qualche impegno pastorale li vedo che giocano e prendono a pallonate la piazza e la facciata della chiesa, dico: ragazzi, ma guardate la facciata com'è, tutta distrutta, tutta brutta, vedete, questo è frutto delle vostre pallonate. Allora, se volete io vi apro l'oratorio, tante volte li faccio passare in oratorio. Il problema è che questo gioco va oltre la mezzanotte in tante occasioni, 22, 23 di sera. E comunque io vorrei invitare proprio ai genitori, alle famiglie, di trasmettere ai ragazzi, alle nuove generazioni, ai nostri bambini, un amore e un rispetto per il nostro patrimonio, per i nostri beni artistici e culturali, perché sono un bene di tutti, un patrimonio di tutti, fondamentalmente creando in loro la coscienza di rispettare e di comportarsi certamente con grande attenzione, spirito civico e di appartenenza. Io faccio un appello a tutti i cittadini, ai genitori in modo particolare, per favore di intervenire quando i propri figli magari si mettono a giocare davanti alla facciata della chiesa o in piazza prendendo a pallonate i nostri monumenti. E non solo, Don Martino, visto che le statue sono anche state prese di mira con delle piccole sassaiole, vediamo vicino al santo delle pietre, e in più il colonnato è stato deturbato con frasi ingiuriose. Questo è vero, purtroppo giocando qua le pietre del pavimento vengono fuori e, non contenti delle pallonate, prendono anche le pietre e li lanciano contro le statue, che poi tu puoi vedere, ecco, le condizioni in cui si trovano. Questo lo dico perché l'ho visto, in realtà l'ho visto fare. Adesso ci siamo impegnati con il consiglio economico e pastorale della nostra parrocchia, con e l'amministrazione comunale, di portare avanti un progetto di restauro della nostra facciata. Ma io mi chiedo, il progetto è un progetto di 60-70 mila euro, mi chiedo, ma vale la pena spendere questi soldi se in realtà di nuovo i ragazzi e i giovani e chi si mette in piazza a giocare al pallone continuerà poi a prendere a pallonate questa nostra struttura, questa facciata e queste belle realtà culturali che abbiamo noi nel paese? Con la legge 15 abbiamo presentato un progetto chiedendo dei contributi per il restauro della facciata. La scuola di restauro di Venaria si è interessata, ci ha fatto un preventivo per il restauro delle statue. C'è anche la disponibilità da parte loro di un contributo, però la maggior parte dei soldi dobbiamo tirarle fuori noi come comunità. Siamo già in difficoltà economica perché comunque la crisi sappiamo com'è, mancano soldi, però nonostante tutto mi dispiace vedere una facciata così brutta in una città che è molto molto visitata da tanti turisti, e devo dire che tanti turisti vengono e passano davanti alla nostra chiesa. Lei è da poco parroco a Venaria? È da un anno e mezzo, sì, da un anno e mezzo. Mi trovo bene, sono contento, però mi stupisce o mi stupisco da certi comportamenti, perché a volte vedo che
i bambini che giocano, i ragazzi che giocano, per carità, non sono contro il gioco, non sono contro il divertimento dei bambini o dei ragazzi, assolutamente. Addirittura, l'ho detto prima, tante volte apro anche l'oratorio durante la notte per far passare i ragazzi. Però mi stupisce il fatto che a volte i genitori, con una certa indifferenza, vedono i ragazzi, i bambini, i loro figli che giocano, prendono a pallonate, lanciano le pietre e poi non intervengono. E quando tu intervieni facendo notare che questo tipo di comportamento è sbagliato, magari c'è qualche sguardo un po'... A sottolineare che non è una piazza, non è un campo di pallone, ma il sagrato è un luogo sacro. È un luogo sacro e fondamentalmente, se andiamo a vedere i muri, questa è la facciata, i muri sono sporchi, hanno tutti i segni dei paloni, no, delle pallonate, perché a volte quando piove si mettono a giocare anche sotto i portici, qualche volta anche i vicini, certamente infastiditi dai rumori, escono e richiamano un po' i ragazzi, invitandoli anche al rispetto e ad avere maggiore sensibilità rispetto alle famiglie che dormono e si riposano a una certa ora della notte. Una panchina incidentata alcuni mesi fa e mai più sostituita. Rimangono solamente queste due transenne di fronte all'ospedale civile di Venaria. Come possiamo vedere, sono molti turisti che vengono in visita nella città della Reggia. Una piazza che risale al XVII secolo. Il primo architetto di corte, Amedeo di Castellamonte, l'aveva concepita come un'area che interrompesse il lungo rettilineo della via Maestra, ovvero l'attuale via Andrea Mensa, formandone due tratti. Lo scopo architettonico era quello di creare una tappa scenografica ad effetto prima della visuale finale sulla Reggia di Venaria Reale. Una piazza che non è degna però di ospitare persone che non hanno a cuore la loro città.